Buonasera a tutti amici di Rubrica Rossonera, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Prima di iniziare questo video vi chiediamo, per chi non l'avesse ancora fatto, di iscriversi al canale YouTube di Rubrica Rossonera e di attivare le notifiche, perché ogni giorno ci sono importanti news e indiscrezioni legate al calciomercato. Oggi con questo video vogliamo commentare insieme a voi le dichiarazioni di Fodé Bayo Touré, il nuovo terzino senegalese che è venuto a giocare in rossonero e che sarà l'alternativa numero uno di Theo Hernandez. Leggiamo insieme le dichiarazioni del calciatore e poi le commentiamo insieme. Fodé Bayo Touré, che ha rilasciato dichiarazioni al Milan TV. All'inizio non ci credevo nemmeno, per me è qualcosa di straordinario. Ha iniziato così l'intervista Fodé Bayo Touré. Quando ho capito che era vero non riuscivo a crederci, fino a quando non sono arrivato a Milano. Mi ha fatto davvero piacere, sono molto felice, è un sogno per me. Ha parlato di Theo Hernandez dicendo: è molto forte, è cresciuto tantissimo, per me è uno dei giocatori più importanti del Milan. Perché non seguire le sue orme? Ha parlato anche di Magnan, nuovo portiere rossonero, dicendo: ho già giocato con lui, siamo cresciuti insieme al Paris Saint-Germain e poi abbiamo giocato insieme al Lille. Mike per me è come un fratello, anche se siamo nati da due madri diverse. Ha una forza mentale pazzesca, quando vuole qualcosa è molto determinato, mentalmente è davvero forte. Se vuole una cosa, la ottiene. E questo ci fa ben sperare, perché serve come il pane un portiere che sia leader, che sia in qualche modo pronto a subentrare in una situazione di grande, seppur ci ha lasciato con grande delusione Gigi Donnarumma, ma comunque un'eredità pesante. Vogliamo un portiere forte mentalmente. Ha parlato della nazionale senegalese dicendo: mia madre è del Senegal, ho giocato nelle giovanili della Francia, ma poi il tecnico del Senegal mi ha chiamato. Per me era una buona opportunità, ci siamo capiti. Volevo rendere fiera mia mamma, che è nata in Senegal, e così ho deciso di rappresentare il Senegal. Sul Monaco, il primo anno al Monaco è stato positivo, il secondo più complicato, ma nonostante tutto ho imparato tanto. Ho capito cosa fare per poter crescere e ora so esattamente su cosa devo lavorare. Ha parlato della Champions League dicendo: non l'ho mai giocata purtroppo. Con il Lille siamo arrivati secondi e poi sono andato al Monaco, che però non si era qualificato. La UEFA Youth League è un torneo giovanile, è per i giovani, è qualcosa di simile, ma non è allo stesso livello. La Champions è qualcosa di incredibile. Spero di giocarla presto, di dimostrare il mio valore e di arrivare il più lontano possibile con il Milan. Ha parlato dell'Italia dicendo: l'ho seguita, è una grande squadra, mi ha sorpreso. Tutti dicono sempre che l'Italia giochi in maniera difensiva, ma io l'ho vista giocare bene e divertire in attacco. Ha meritato di vincere l'Europeo, in finale ho tifato per l'Italia. Sulle sue caratteristiche ha detto: giochi in maniera aggressiva, sono veloce, determinato e forte dal punto di vista mentale. Sono una brava persona. Sui tifosi rossoneri dicendo: ai tifosi posso dire che darò il 200% per la maglia. Anche se non dovesse essere tutto facile, spero che mi supportino. Nel calcio ci sono alti e bassi, spero che vorranno aiutarmi nei momenti difficili e io farò di tutto per riuscire a renderli felici. Speriamo di fare una grande stagione. Forza Milan! Queste sono state le dichiarazioni di Fodé Bayo Touré, che si è visto che da queste dichiarazioni si può vedere come sia orgoglioso, come sia fiero di giocare con la maglia rossonera. E ha detto: io darò tutto, darò il 200%, ma chiedo anche di essere supportato. Quindi chiudiamo questo video così: noi Fodé Bayo Touré ti sosterremo, ti staremo vicino, perché vogliamo che tutti voi sarete in qualche modo sostenuti, perché è solo grazie a noi che in qualche modo vi staremo vicini, potremo replicare, fare ancora meglio della scorsa stagione. Quindi benvenuto Fodé, benvenuto nella storia del calcio, nel club che ha la storia più grande d'Europa insieme al Real Madrid, ovvero il nostro grande Milan. E come sempre, se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettermi piace, di condividerlo, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rossonera.